a tutti i feriti, a tutte le persone che versano, alcune di queste, come sapete, in gravi condizioni. Auguriamo i nostri più fervidi auspici per una pronta guarigione, un pronto ristabilimento. Purtroppo il numero la contabilità dei morti aumenta man mano che passano le ore, e noi non possiamo che esprimere il nostro pensiero commosso, la nostra vicinanza a loro, ai loro soprattutto familiari e a tutto il personale anche sanitario che sta lavorando per recuperare alla pronta guarigione i feriti. Sono tragedie che sono inaccettabili in una società moderna, non devono accadere. Questo governo farà di tutto per evitare che tragedie del genere si verifichino nuovamente.